la pandemia ha interrotto o ritardato la produzione di film tanto attesi, ha costretto le case di produzione a modificare le uscite portando anche alla chiusura di molte sale, come quelle della catena britannica Cineworld, che temporaneamente non riaprirà i propri cinema in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Per far fronte a questa situazione, i teatri statunitensi si sono uniti dando vita a Cinema Safe, un modo per cercare di adottare ulteriori misure di sicurezza per proteggere il pubblico, grazie anche all'aiuto di medici e virologi. Tra misure anti-Covid imponenti, il Festival del Cinema di Roma si terrà anche quest'anno, in programma dal 15 al 25 ottobre. La direzione non ha voluto cancellare la kermesse, pur riducendo feste ed eventi collaterali. Credo che l'obiettivo finale sia quello di dare una mano al cinema, che è arte, come piace dire sempre ad Antonio, ma anche un'industria forte, che in questo momento è in sofferenza, e credo che appunto sia importante esserci. Questo è il nostro valore forte quest'anno. Ad aprire il festival sarà Soul. Il film sarà presentato in anteprima sulla piattaforma televisiva della Disney a Natale.